Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori, pare Piero Bevilacqua che non vedo, eccolo lì, Ciao grazie Piero Paolo, grazie a te. di avermi chiamato a questa interessante riunione. È un obiettivo non semplice, noi vogliamo cambiare il mondo. Forse il messaggio più grande che possiamo dare questa mattina è che il mondo non si cambia con una semplice idea, perché io vedo che tante persone, specie in campo giuridico, escono fuori con un'idea piovuta dal cielo durante la notte, come l'idea di Pinocchio in Geppetto, e credono che con quell'idea si possa cambiare il mondo. Io credo che invece sia da prendere atto della situazione tragica in cui viviamo, di capire a fondo la situazione e di cercare la causa prima di tutti i mali, perché il neoliberismo imperante, il pensiero unico dominante del neoliberismo, ha avuto un effetto terribile sull'evoluzione della nostra civiltà umana, civiltà, il vivere insieme in modo associato. Ha avuto l'effetto di eliminare il pensiero critico, per cui sono saltate le categorie aristoteliche della logica, principio di non contraddizione, principio di identità, principio del terzo escluso. Quindi è difficile anche ragionare e quindi dobbiamo cominciare a prendere atto di un fatto che se nel mondo si sta ragionando in modo sbagliato. Non parliamo del campo giuridico dove l'esercizio dell'elucubrazione giuridica sin dalla rivoluzione francese in poi ha preso grande piede e si è voluto tutto costruire in modo astratto, secondo categorie astratte che hanno veramente portato poi a dare le premesse, a dare un aggancio sul concetto di proprietà privata, principalmente al concetto dominante attuale del neoliberismo, che non è un concetto di civiltà. Io penso che i grandi problemi che abbiamo e che vengono ben messi in luce nell'invito di Bevilacqua, di Piero Bevilacqua, partono veramente dal grande collasso climatico che è in atto. Non è uno scherzo. In base alle osservazioni del Copernicus si è accertato che il mondo intero è entrato in collasso, cioè un punto di non ritorno. E questa è un'idea che se le nostre menti non fossero offuscate dal venir meno delle categorie aristoteliche, direi meglio, dal venir meno della logica elementare, darebbero scalpore, ma io vedo che nei media non si parla affatto di questo. Si parla della guerra, si parla delle beghe politiche, di quello che fa la Meloni, ma nessuno prende coscienza di questo fatto, per cui mi sembra davvero, e sono fortemente angosciato da questo fatto, che noi stiamo ballando sul Titanic, l'ultimo ballo della nostra vita. Però mi sostiene la speranza e lo dimostra il fatto che a 88 anni io sono ancora qui con un mal di schiena incredibile. L'ultimo è una ernia lombare che mi dà grandi dolori. Ho fatto anche un po' di ritardo oggi di questo vi chiedo scusa. Credo che ci sia un ordine nei disastri nei quali ci muoviamo. Al primo posto esiste il disastro e il collasso climatico. Poi segue a seguire il disastro delle guerre. Abbiamo visto che se ne è accesa un'altra ieri sera contro l'Armenia, l'Azerbaijan contro l'Armenia, mentre tutto il continente africano pullula di guerre qua e là. Quindi sta riaccendendosi l'odio, il contrario della solidarietà sulla quale si fonda la civiltà, e lo dimostrano storicamente il sorgere delle prime città fino ai giorni nostri. Certe volte è
è importante richiamare la storia proprio per capire che cosa siamo e dove ci dirigiamo. Poi, oltre questi primi due, queste prime due tragedie, la tragedia ecologica e la tragedia delle guerre, delle immigrazioni, di tutto quello che comportano la guerra, il venir meno delle forniture essenziali alla vita e via dicendo, esiste il terzo grande problema che a mio avviso è la causa prima di tutti, la tragedia economica. Mi viene in mente che Napoleone ebbe un grande successo, mi viene in mente in questo momento, che Napoleone ebbe un grande successo da generale quando il direttorio francese, succedette alla rivoluzione francese, si rese conto che la Francia moriva di fame e che non c'era altra possibilità per sopravvivere che andare a mangiare, a prendersi la roba degli altri, soprattutto la roba degli italiani, la prima discesa. Per cui l'esercito, la violenza, ebbe la via aperta e Napoleone cavalcò questa idea della potenza. Adesso c'è un altro sistema, napoleonico, che cavalca, ed è un sistema studiato a tavolino. E penso che prima di ogni cosa noi dobbiamo tenere chiaramente in mente, stabilito che delle tre tragedie, il collasso climatico, le guerre, l'economia, la prima da esaminare è l'economia, che ci porta poi a tutto il resto, a vedere che idea c'è adesso dominante dell'economia e che ruolo ha l'economia nell'ambito dell'organizzazione sociale, cioè nell'ambito degli stati. Io vedo che i miei colleghi giuristi, quando mi chiedo che cos'è lo Stato, sono portati quasi sempre a rispondere che lo Stato è un ente giuridico. Dimenticano Jelinek, il quale diceva che lo Stato è una comunità. Anche il nostro Meucci, che mi è molto caro, perché pur facendo parte di un'epoca borghese, aveva capito l'importanza del popolo. Io vorrei precisare innanzitutto il concetto di Stato, vedere poi quale sia il rapporto tra gli elementi della comunità statale e entrare poi nel vivo dell'economia, vedere come veramente i principi economici sballati che si sono realizzati col neoliberismo siano alla fin fine la causa principale di tutti i nostri disastri. Non mi sembri una butade la mia, ma è frutto di grandi ripensamenti di vari anni, di grandi riflessioni di grandi anni, e hanno il supporto di grandi economisti. Tra i vari economisti che concordano su questa visione, a me piace ricordare Stiglitz, poi il premio Nobel per l'economia, nel senso che lui propugnava il libero mercato, la globalizzazione, eccetera, il quale onestamente, come poi non tanto onestamente hanno fatto anche gli altri, ma lui onestamente aveva detto che mentre a Davos, dove si riuniscono le grandi menti mondiali dell'economia, nel 2004 si era dato prima del 2004 una grande fiducia nell'economia della concorrenza, invece già nel 2004 si cominciavano a vedere gli effetti nocivi che questa economia stava portando. Quindi ho dei sostegni forti dietro al discorso che voglio fare. Ma da giurista, e io sono stato un giurista di tipo particolare perché ho preferito la storia del diritto, mi sono venuto prima il diritto romano e poi ho affrontato i diritti moderni, il diritto civile, il diritto penale, amministrativo e infine soprattutto il diritto costituzionale, il nostro vero faro che potrebbe salvarci anche da queste tragedie attuali. Il concetto di Stato è un concetto oscuro. Se voi chiedete a una persona qualsiasi che cos'è lo Stato, al massimo vi risponde che lo Stato è il governo. Qualcuno mi ha detto anche che lo Stato sono i carabinieri. La definizione di Stato è una definizione importante. Purtroppo tra i giuristi corre ancora l'idea che lo Stato è un ente giuridico, è una persona giuridica.
idea neoliberista e idea soprattutto borghese. Una persona giuridica, persona dal latino, persona significa maschera, quindi una maschera dietro la quale si nasconde poi il potere. Lo Stato vero è quello che è vigente in Italia, perlomeno di nome, è lo Stato comunità. Ma l'idea che il centro dello Stato, il fatto come dire, costitutivo dello Stato sia la collettività, è dimostrato anche dalla storia. Quindi il concetto di Stato, cominciamo a mettere un ordine tra le idee, per Stato dobbiamo intendere una comunità che si dipana anche in molte comunità minori. Concetto fondamentale, concetto di comunità condiviso niente poco di meno che da Jelinek. Che cos'è la comunità? La comunità è formata dal popolo, dal territorio e dalla sovranità o anche ordinamento giuridico. Si tratta di un concetto storico che purtroppo è finito invece a essere un concetto dottrinario. Si sono avuto delle idee positivistiche che poi sono finite nel nichilismo giuridico che ci hanno portato fuori strada, ma io voglio ricondurvi sulla realtà, perché se non torniamo sulla realtà, e qui addirittura la fantasia, la scommessa sta in pieno con due piedi nell'economia, se non torniamo al reale, noi non risolviamo nessun problema con l'astrapismo. Ora, in realtà, il nostro Stato vigente è la Repubblica, è lo Stato comunità. Per avere l'idea cosa si intende per Stato-comunità, e lo descrive bene l'articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo, è una repubblica è, insomma, è una famiglia, la res pubblica è l'insieme del popolo, come sottolinea poi Meucci in un suo scritto molto importante. La comunità noi la scopriamo. Penso che sia utile dal punto di vista didattico pensare a come è stata fondata Roma. A Roma vagavano sui colli romani tre tribù, Itisses, Idamnes e Luceres. A un certo punto queste tre tribù decidono di mettersi insieme e di creare la Civitas Quirinium. Dalla parola civitas deriva la parola civiltà. Quindi è un atto di solidarietà, è un atto associativo che mette insieme tre tribù, le quali già erano delle piccole comunità. Quindi l'essenza dello Stato è nella comunità. È il primo Stato, più vicino a noi, città-stato, è la Civitas Romana, la Civitas Quirinium, in quanto dedicata a Giove Quirite. La Civitas Quirinium, della quale fanno parte innanzitutto i fondatori, i patrizi, che poi si distingueranno le plebei, è formata soprattutto dal popolo, e la parola popolo significa aggregato umano. Quindi lo Stato, la Repubblica, è innanzitutto un aggregato umano. L'aggregato umano ha bisogno di un territorio. Perché? Perché il territorio, terre torus, misura di terra, il territorio serve non solo per passare il giorno e la notte, eccetera, ma anche per estrarre dalla terra quei frutti necessari per il sostentamento della vita. Non solo, ma attraverso lo scambio delle idee con altri soggetti, quindi di creare una vita libera e dignitosa, come viene a ripeterci l'articolo 36 della Costituzione a proposito della retribuzione. Adesso si parla tanto di salario minimo, in Costituzione c'è il salario minimo, siccome tutti devono lavorare secondo la Costituzione, tranne esclusi gli inabili al lavoro, e c'è il modo per far lavorare tutti, adesso lo vedrete man mano che faccio un po' avanti in questo discorso, siccome tutti devono lavorare, il salario minimo della Costituzione è la retribuzione descritta nell'articolo 36, che dice il lavoratore ha diritto a una retribuzione parametrata sulla qualità e quantità del lavoro sufficiente
ad assicurare, le parole sono sufficienti ad assicurare a sé e alla famiglia, al lavoratore e alla famiglia, un'esistenza libera e dignitosa. Una piccola luce che già arriva dalla nostra Costituzione. La Costituzione è piena di fari, è piena di luci, e richiamarla di volta in volta credo che serva a illuminare la nostra mente. Quindi lo Stato come si costituisce? C'è il popolo che si aggrega e ha bisogno di un sostegno materiale, è costituito dal territorio. Originariamente il territorio di Roma appartiene a tutto il popolo. Populus in Piotto, rappresenta un popolo in armi, quindi il popolo ha diritto a un territorio e poi si dà anche un ordinamento giuridico conferendo a chi li guida, al re, a chi li guida, un potere autoritario. Noi diciamo ordinamento giuridico, quindi una comunità costituita e formata dal popolo, dal territorio e dall'ordinamento giuridico. Importante, come diceva Rodotà, è studiare il rapporto tra popolo e territorio, tra il mondo delle persone e il mondo delle cose, e vedere che tipo di rapporto c'è, perché questo è stato messo in discussione. Oggi l'economia sballata del neoliberismo pone in crisi il rapporto tra popolo, che si dimentica come popolo, e territorio, che sarebbero i beni a disposizione. Ovviamente oggi parliamo di beni materiali e immateriali, non è più soltanto il territorio, nel senso quello che dà frutto, i frutti della terra. Insomma, intendiamo per territorio la ricchezza nazionale e la distribuzione della ricchezza nazionale. Quindi la cosa più importante è tener presente questo rapporto tra il mondo delle persone e il mondo delle cose. Ora bisogna tenere presente che nella storia, perciò vi ho detto che a mio avviso il concetto di Stato è un concetto storico, non è un concetto astratto. Le astrazioni non servono, invece in questo campo. Nella storia si nota che, come sottolinea Pugliatti, una bellissima voce, lo potete leggere ancora nel volume dodicesimo dell'Enciclopedia del diritto, Pugliatti mette in evidenza il rapporto tra pubblico e privato e dice che se viene meno questa distinzione tra pubblico e privato, viene meno il diritto. Il venir meno della distinzione tra pubblico e privato estingue il diritto. Pugliatti, Salvatore Pugliatti, un autore da me preferito negli studi giovanili, al quale sono rimasto molto affezionato. Cosa significa? Nell'evoluzione storica, mentre Roma, per Roma tutto è proprietà pubblica, ed ecco l'importanza della proprietà pubblica che oggi è considerata invece inesistente. Tra i giuristi domina, sapete che cosa domina? La proprietà privata. E per i giuristi attuali, la maggior parte dei giuristi attuali, la proprietà dello Stato è una proprietà privata dell'ente pubblico, cioè si dice pubblica, ma è proprietà privata e definita pubblica perché appartiene allo Stato o un ente pubblico. Stiamoci attenti che qui siamo nel centro del discorso, perché la Costituzione è una cosa completamente diversa. Comunque quello che mi pone, che mi invita a essere chiaro in questo momento, è che dal punto di vista storico c'è stato sempre, all'inizio tutto apparteneva al pubblico, cioè tutto apparteneva al popolo. L'ha dimostrato il Nibur nel 1811 con un famoso scritto, un librone così, edito a Berlino. A Roma nasce con la proprietà pubblica ed è soltanto poi il Numa Pompilio, il secondo re di Roma, che dà ai singoli pater familiarum una forma molto molto lontana di proprietà, non ha niente a che vedere con il diritto di proprietà moderna. Il mancipium sulla res mancipi, cioè sulla domus e la redium circostante, e sugli animali quedollo corsore domantur. Quindi c'è solo, ma in realtà la Roma arcaica, l'ager publicus populi romani, è del popolo, è la proprietà pubblica
la proprietà iniziale, la proprietà originaria, la proprietà illimitata, la proprietà che è indissolubilmente collegata alla sovranità, perché nel momento in cui si sorge la comunità, sorgono contemporaneamente popolo sovrano, popolo, territorio, territorio, beni e sovranità, è tutto collegato, è originario e non esiste una proprietà che sia dissolta dalla sovranità. Ecco, questo è un collegamento importante. Nel tempo, Roma capisce bene questa importanza che ha il popolo, per mantenere il popolo serve un, abbandoniamo il termine territorio, diciamo una ricchezza fuori commercio dedicata al mantenimento del popolo. E Roma ha l'erarium populi romani nel Tempio di Saturno, costruito nel Tempio di Saturno. L'erarium da essere rude, perché Roma all'inizio pagava col bronzo, e certe volte neppure coniato, quindi da essere rude. Poi le prime monete furono di bronzo, poi con Nerone, mi pare, divennero anche d'oro e d'argento. Comunque una somma grossa di monete costituiva l'erarium, proprietà pubblica, popoli romani, del popolo romano. E questa era la sicurezza di Roma, che distribuiva, aveva la ricchezza per far mantenere tutto il popolo. Ecco il principio di uguaglianza economico-sociale. Tutto il popolo aveva l'erario. Il Medioevo, con tutte le parti, ovvero per forza correre, se no non finiamo mai. C'è da dire che nel Medioevo, col famoso dominio utile, i singoli si erano impossessati dei beni del sovrano, perché la sovranità, ecco, era passata all'imperatore, dal povero era passata all'imperatore, la sovranità, avevano assorbito il dominium eminens dell'imperatore, e quindi si erano impossessati delle strade, dei porti, dei grandi palazzi, delle spiagge e via dicendo. Il grande genio fu Federico II di Svevia, il quale nel 1231 emanò a Melfi, il castello da lui creato per la caccia, bellissimo a Melfi, ne ha fatti tanti in Puglia, lui era un cacciatore, doveva essere un grandissimo uomo di grande ingegno, e che si serviva anche di persone di grande ingegno, citate voi da tanto. Vabbè, scusatemi, intanto mi si appollano le idee che vengono, io devo stare ad essere essenziale, perché altrimenti non sto nei tempi. Creò il demanium. Il demanium è stato creato da Federico II nel 1231, proprio perché i singoli si erano pappati tutti i beni degli altri. Cosa che abbiamo visto nei tempi moderni, quando prima col disordine urbanistico e poi in altre maniere, insomma, le tangenti, eccetera, i singoli si rubano quello che appartiene agli altri singoli, facendo venire meno il principio di solidarietà su cui si fonda la convivenza civile, è chiaro. Però Federico II restituì ad uso pubblico il demanium, cioè quella parte di territorio che serviva all'uso pubblico. Naturalmente il demanio riafferma in questo modo la sua origine sovrana, perché il sovrano è le cosiddette caratteristiche demaniali, non sono caratteristiche, sono espressione del demanio, perché il demanio è un fatto sovrano. Il demanio toglie la circolazione del popolo alcuni beni fuori commercio nell'interesse generale di tutti. Quindi l'importanza del demanio diventa una cosa essenziale. Ora il concetto moderno ha abbandonato purtroppo l'idea di demanio. Noi abbiamo un demanio civilistico e non abbiamo saputo interpretare la Costituzione. Cosa è successo adesso? Ci troviamo in una situazione economica. Ecco, vi ho descritto questi dati per dire come è essenziale nella storia che una parte della ricchezza nazionale sia messa fuori commercio e
nell'interesse generale. C'è un attacco contro l'Italia, non solo contro l'Italia. Noi eravamo negli anni 60, eravamo arrivati al miracolo economico italiano, in virtù del principio keynesiano adottato da Roosevelt nella depressione degli anni 30, per dire la distribuzione della ricchezza alla base della piramide sociale, in modo che tutti i lavoratori guadagnino, guadagnino i negozi producono e assumono altri lavoratori e si crei un circolo virtuoso. Con l'intervento dello Stato, della collettività nell'economia. Perché se noi facciamo un'economia dove lo Stato non entra, dove la collettività è estranea, abbiamo distrutto il principio di eguaglianza economica. Chi è che guadagna più? Se non c'è più l'erario, un popolo i romani, affiancato poi dal fiscus dell'imperatore, se tutto viene dato ai privati è dimezzato lo Stato. E lo Stato non si regge più, è distrutta l'eguaglianza economico-sociale, mentre invece, siccome c'è bisogno di vivere da parte di tutti, tutti attraverso gli enti pubblici devono entrare nell'economia. Ecco la grande costruzione dell'IRI, che nacque per un fine contingente, ma che poi si è costituito come elemento fondante dell'economia italiana, ci ha portato al miracolo economico italiano. Perché quando noi siamo diventati la prima potenza economica europea, la prima potenza economica europea e la quarta potenza economica mondiale, dopo gli Stati Uniti, la Russia e il Giappone, noi avevamo un'economia nazionale fondata al tre quarti sull'economia di Stato. Le vere industrie pubbliche in quell'epoca erano la Pirelli e la Fiat, il resto erano aziende pubbliche significa Stato, enti pubblici economici significa Stato, però ecco il demonio, l'ispirazione egoistica che viene dalle grandi multinazionali ovviamente, trovano il loro approdo nella scuola economica di Chicago, dove un certo Milton Friedman, e non è un grande economista, ha fatto solo una raccolta, un libro enorme, una raccolta di casi, di casisti insieme a Anna Schwartz, pubblica nel 1960, tutto nasce da un pensiero, pensieri e azione, e la rivoluzione francese nasce dall'illuminismo, la rivoluzione sovietica nasce dal Capitale di Marx, eccetera. E purtroppo la rivoluzione, chiamiamolo, della privatizzazione, nasce da questo testo di Milton Friedman. Questo testo, io cerco di essere veloce, questo testo dice, a differenza di Keynes, il quale ho detto si fonda su tre principi, Keynes, la ricchezza va distribuita alla base della piramide sociale, con altri salari. Lo Stato deve intervenire nell'economia. E invece risponde Milton Friedman con un'astrazione incredibile: l'essenza dell'economia non è nello scambio, è nella concorrenza. La concorrenza è il contrario della solidarietà. La concorrenza serve per arricchire pochi e per impoverire molti. Questo è il principio nemico che nasce nella mente di questi individui o di questa scuola economica, seguita poi dalle altre scuole, compreso l'italiano, compreso la Bocconi, compreso molti, si dice l'essenza del mercato non è lo scambio, come è stato sempre e come di fatto deve essere, ma è nella concorrenza, cioè di uno che batte l'altro, nella concorrenza di uno contro l'altro. Al principio cooperativo si sostituisce un principio offensivo, un principio di lotta, causa poi di guerra. Un principio di lotta. E si specifica ancora Milton Friedman, ponendo le basi del neoliberismo, cui confluiscono molti altri. Secondo il neoliberismo, la ricchezza deve essere nelle mani di pochi, quindi finisce l'idea di sostenere il popolo tutto intero. Nelle mani di pochi finisce il principio dell'eguaglianza economico-sociale su cui si fonda l'articolo 3 della nostra Costituzione. La ricchezza nelle mani di pochi. Tra questi pochi una forte concorrenza e il popolo, lo Stato, non deve intervenire nell'economia perché deve essere miserabile
deve essere schiavo, e il lavoro non è più fondamento della Repubblica, il lavoro è pura merce da pagare il meno possibile, in contrasto pieno con il citato articolo 36 di cui vi ho appena parlato. E fa una ricetta, Milton Friedman dà una ricetta. La ricetta di Milton Friedman qual è? La ricetta di Milton Friedman è che ci vuole la deregulation, la privatizzazione e la riduzione delle spese sociali. Siamo nella situazione in cui ci troviamo. Ci sono delle grandi, ecco, questa idea è persistente, esiste ancora. Ho sentito la Ursula von der Leyen che ha chiesto a Mario Draghi, una delle più grandi mente economiche europee, di fare un report per risolvere tutti i problemi che ho detto, che si risolvono, secondo la von der Leyen, con la competitività dell'Europa. Cioè dire, il problema mondiale, il problema del disastro climatico, lo si risolve nella mente della Ursula, lo si risolve con la competitività economica. E dal punto di vista delle azioni contro l'ambiente, c'è l'Eolico. E noi può usare le pale che sono incostituzionali dal mio punto di vista, sono contro il paesaggio e contro l'ambiente, con l'eolico e con la previsione di delle azioni, no, che sotto il nome di Green Deal. Quindi guardate com'è persistente e come tenacemente ancorata alle idee delle supernazionali, delle multinazionali e della finanza. Come è ancorata l'Europa, come è ancorata l'Europa e come è ancorata la nostra Presidente del Consiglio, la Meloni, e non parliamo di Salvini, per carità, per onor di patria. A questo punto, cosa succede nella nostra patria? E si dà luogo alla esecuzione del principio di Milton Friedman, la deregulation. Deregulation significa che per quei beni che ancora non sono stati utilizzati dai singoli, il primo che ne acquista la proprietà è lo Stato, per cui per utilizzare quei beni occorre una realizzazione statale. Per esempio, per le rotte aeree erano una ricchezza dello Stato. Invece con la deregulation le rotte aeree appartengono a chiunque. Chiunque vuol fare il vettore lo può fare, se trova le rotte occupate è peggio per lui. Quindi c'è l'abominio, non esiste più una res, una cosa materiale o immateriale, ma esiste una cosa di nessuno, chi prima se la prende, la deregulation. Esempio tipico è l'etere, l'utilizzo delle frequenze televisive, quelle sono una ricchezza nazionale, perlomeno nell'ambito del territorio nazionale, e invece no. Si danno a chi prima arriva. È arrivato prima Berlusconi, si è fatto una ricchezza che adesso si tramanda di generazione in generazione, ma era una ricchezza nostra. Quindi la deregulation è il primo atto contro la ricchezza nazionale, contro il territorio antico, contro quello che sostiene la vita libera e dignitosa di tutti i cittadini, non solo di alcuni di essi. E poi atroce la privatizzazione. Il 2 giugno, sì, il 2 giugno 1992, sul Panfilo Britannia, ancorato a Civitavecchia, sale Mario Draghi. C'è stato sempre in Italia qualcuno che non ha fatto gli interessi degli italiani. Gli inglesi inventarono un verbo, tu vado gli altri. In relazione a Badoglio, il Badogliare. Comunque non voglio offendere nessuno, perché bona fides presumitur, e avendo studiato il diritto romano io lo tengo come cardine. Bona fides presumo, bona fides presumo. Comunque Mario Draghi sul Panfilo Britannia della regina Elisabetta con 100 delegati della City londinese, e gli inglesi e gli americani erano veramente impressionati dal fatto che l'Italia fosse la prima potenza economica mondiale e la quarta potenza mondiale e la prima potenza europea, economica europea.
va a dire agli inglesi, agli angloamericani, va a dire agli inglesi che la privatizzazione è un atto politico di somma importanza, che cambia la struttura della società. E per questo ci vuole un aiuto politico, lo va a chiedere agli inglesi, un aiuto politico, perché i mercati, parole di Maroda, considerano una cartina di tornasole il fatto che il governo italiano sia subordinato alle esigenze del mercato. Bravo signore, bravissimo. Dopodiché, immediatamente, 39 giorni dopo, Giuliano Amato privatizza. Devo spiegare cosa significa privatizza. La forma ambigua, dico solo ambigua, una forma ambigua per far passare la proprietà dei beni del popolo ai singoli. La nostra ricchezza era fuori commercio, apparteneva all'agente pubblico, agli enti pubblici economici, non poteva fallire, perché lo Stato non fallisce, la legge fallimentare non prevede il fallimento, eravamo in una posizione di grande sicurezza economica, anche con le banche, quindi un altro discorso enorme. Comunque, le trasforma in SPA. In SPA, trasformandolo in SPA, il patrimonio del popolo, che è nell'azienda organo del popolo, passa all'SPA, che è un ente privato, anche se ha totale capitale pubblico, è sottoposto al regime della proprietà privata, per cui può fallire pure, può anche fallire, può essere acquistato. Dice, ma io le ho fatte a totale capitale pubblico. Peggio, peggio ancora, perché tu, togliendo l'agenda pubblica e facendo la SPA, fai in modo che i dirigenti della SPA, se lo ritengono opportuno nel loro personale interesse, possono vendere i beni del popolo e non commettono reati, non è Tangentopoli, possono vendere. Quindi hai aggirato Tangentopoli con questo meccanismo e viene privatizzato. L'ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, che sapete è una ricchezza enorme, l'INAS, la carica di soldi, l'Enel, sapete acqua, luce e gas quanto è importante, l'Enel è l'IRI con 1.000 aziende e 600.000 dipendenti. Dopo Prodi e gli altri hanno proceduto alla completa distruzione, poi pensate che la Cassa Depositi e Prestiti è oggi una SPA. È oggi una SPA, non abbiamo più sicurezza. Se prima noi affidiamo i nostri risparmi a un soggetto giuridico privato che non deve fare l'interesse privato, deve fare l'interesse della società, della SPA, non deve perseguire l'interesse in maniera, deve perseguire l'interesse di. E i nostri risparmi vengono affidati a uno che persegue non gli interessi miei, ma gli interessi suoi. E questo è tutto privatizzato adesso. Scusatemi, io devo concludere, sì, perché altrimenti però concedimi. Devo dire, io lo so, però ho cercato di darvi proprio gli elementi essenziali del discorso. A questo punto entra in scena la Costituzione e i beni comuni. I beni comuni sono stati una disgrazia. Sono stati richiesti, non i beni comuni nel senso che la gente ha ascoltato. La legge che ha preparato la Commissione Rodotà, detta dei beni comuni, è un inganno. Non c'è querela, è semplicemente un inganno. Treviglio, Cassese e Tremonti nel 2003 avevano istituito un gruppo di studio presso il Ministero delle Finanze e si erano posti il problema di vendere gli immobili dello Stato. E allora questo contrastava col fatto che erano immobili demaniali. Allora interessava loro eliminare il demanio. Allora chiedono alla Commissione di eliminare il demanio e lì, devo dire, ha una buona idea Ugo Mattei, il quale, avendo studiato Elinor Ostrom, che aveva scritto nel 1888 La cura dei beni comuni, inserisce questa idea della Ostrom. Un'idea che disorienta, perché l'idea dell'Austrom è un'idea buona, ma quello che vuol perseguire la legge sui beni comuni è un disastro, perché la legge sui beni comuni considera i beni comuni i beni che soddisfano esigenze collegate all'esercizio
dei diritti fondamentali. Non parlo, ottima definizione, l'ho detto pure la totale. Ma poi in concreto che cosa fa? Privatizza praticamente, elimina il demanio. Il demanio non c'è più, la proprietà pubblica non c'è più. Secondo Comattei, quello che esiste è solo la proprietà privata. E quindi la proprietà è della pubblica amministrazione. E non ha capito Mattei che quando siamo passati dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana è cambiato anche il tipo di appartenenza dei beni allo Stato, perché secondo lo Statuto Albertino lo Stato è una persona giuridica, un soggetto singolo, a cui si addice effettivamente il rapporto di proprietà privata. E quindi si può dire che i beni demaniali e di detrazione civile appartengono alla persona giuridica in quanto soggetto singolo, ma quando siamo passati alla Costituzione il soggetto non è più singolo, perché il popolo è il soggetto plurimo e il rapporto di proprietà privata non funziona più perché sono più soggetti, allora è la proprietà pubblica, quella romana, la proprietà pubblica, la proprietà di tutti, e la proprietà pubblica, essendo una proprietà sovrana fuori del mercato, proprietà collettiva demaniale, dice giustamente Giannini, non può essere venduta, non può essere data. Quindi si scontra questo disegno di legge si scontra con la nostra Costituzione, la quale all'articolo 42 dice la proprietà è pubblica o privata, o disgiuntivo, o privata. La pubblica è proprietà collettiva demaniale del popolo, quindi esiste una nuova forma di demanio, non il demanio civilistico, proprietà della persona giuridica, Stato, ma esiste un demanio costituzionale che appartiene non più alla persona giuridica Stato, che non esiste più perché c'è il popolo, c'è la Repubblica, che appartiene al popolo sovrano, il quale utilizza la pubblica amministrazione come proprio organo per raggiungere i propri. Quindi la proprietà dei beni pubblici, per esempio a Roma ci sta il taglio degli alberi fatto male. Gli alberi sono dei romani, non sono del Comune di Roma. Il Comune di Roma non può fare degli alberi quello che vuole, perché sono proprietà pubblica demaniale del popolo romano. E il demanio da dove si deriva allora? Certo non è più il demanio tassativo stabilito dal Codice Civile, ed è, già sappiamo quante toppe ha messo la giurisprudenza su questo, ma dai principi, secondo Betti, Emilio Betti, grande civilista e anche processualista. Dunque, secondo Emilio Betti, dei principi generali del diritto e dei diritti fondamentali che si deve desumere quali sono i beni che devono appartenere a tutti. Naturalmente, la parte del territorio che non ancora è stata data ai privati, quindi una buona parte del territorio, quindi diventa l'articolo 822 del Codice Civile, deve appartenere a tutti. Ma poi io direi che essendo il lavoro fondamento della Repubblica, il lavoro è il bene fondamentale da tutelare. E poi articolo 9 della Costituzione, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della nazione, la biodiversità, l'ecosistema, l'ambiente, la cura degli animali. E poi, guardate bene, articolo 41 della Costituzione, l'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, l'ambiente e la salute. Quindi, articolo 43 della Costituzione, ho finito. Articolo 43 della Costituzione cosa dice? Che sono mano pubblica, devono essere in mano pubblica, cioè nel demanio pubblico, i servizi pubblici essenziali, quelli che sono nelle mani private. I servizi pubblici, le fonti di energia, acqua, luce, gas, le situazioni di monopolio. Tutto questo è stato dato ai privati. Ai singoli è rimasta la miseria. Se noi vogliamo risolvere la questione, abbiamo la risoluzione. È vigente ancora la Costituzione della Repubblica Italiana. Dobbiamo chiedere l'attuazione degli articoli, tutti gli articoli fondamentali, principi fondamentali, in particolare degli articoli 42 e 43 della Costituzione. Vi ringrazio per l'attenzione.